quasi un segno di sfida all'estensione. Siamo forti, voi controllate, ma noi facciamo trovare la macchina con tre cadaveri a bordo. Antonio aveva 25 anni, dopo 12 anni è stato dichiarata vittima innocente. 12 anni, ci pensa? 12 anni di calvario e senza avere i funerali. C'erano state un po' di persone cacciate dalle palazzine popolari, persone che nel frattempo se n'erano andate in Spagna, quelli lì che erano passati con gli scissionisti. Questa cosa di immaginarsi un quartiere dove non c'è la camorra, non abbiamo mai pensato di farlo in futuro, ma di farlo subito. Il 28 ottobre del 2004, con l'omicidio di Fulvio Montanino, inizia la faida di Scampia. L'uomo è un elemento di spicco del clan di Lauro, che controlla Scampia e Secondigliano. Qui lo spaccio della droga rende alla camorra circa 15 milioni di euro al mese. Paolo Di Lauro veniva chiamato Ceruzzo Milionario. Lui gestiva a Secondigliano e a Scampia il traffico di droga, ma lo faceva in maniera, con una strategia sommersa. I figli, questa è la mia valutazione, pensavano poco agli altri e molto a se stessi. Alcuni sottogruppi che facevano riferimento al clan di Lauro, che non si sentivano, diciamo, adeguatamente remunerati. Vanella Grassi, Leonardi, Yamato Pagano, gli Abete, cioè voglio dire, era un cartello di soggetti che prima erano i di Lauro, poi accolsero, diciamo, la causa degli Amato Pagano per creare un cartello, e questo ha generato una faida. Alla base c'è il denaro. L'omicidio di Fulvio Montanino avviene praticamente nella zona nevralgica, la via dei Boss, praticamente, dove abitavano la famiglia di Lauro. Questa zona si chiama Via Cuba dell'Arco, che in gergo è conosciuta come Mieza all'Arc. Poi ovviamente c'erano le piazze di spaccio tutte intorno al quartiere e a Scampia, e subito dopo quell'omicidio, che tra l'altro è avvenuto a pochi passi da qui, è cambiato tutto, è arrivata la paura reale. L'erede di Paolo Di Lauro, Cosimo, riduce i guadagni dei capi delle piazze di spaccio. I luogotenenti non ci stanno e creano il cartello dei cosiddetti scissionisti. Inizia la più sanguinosa guerra di camorra degli ultimi 30 anni, che vedrà circa 100 morti. Quello che mi ricordo, i medici che avevano difficoltà ad andare a fare addirittura visita nei palazzi, perché c'era un controllo del territorio fortissimo, quindi insomma chi entrava e chi usciva era ipercontrollato. Ed effettivamente avevamo paura a camminare per strada. Che è proprio la cosa che mi ricordo più forte, che c'avevi le siringhe dappertutto. Qua dietro alla piazza Grandi Eventi, dove c'è il mercato, c'era una fossa dove praticamente c'era veramente l'inferno, ma anche qua c'è gente proprio in uno stato terribile che si andava a fare. C'erano proprio le file. Infatti mi ricordo la scena che arrivavamo con questo funzionario della regione e disse uno di quelli che si stavano facendo, ci disse a chi su qua, così hai stato tutto sì, così vengo facendo una colonna. Sicuramente i puffi, le vele erano le zone principali dello spaccio. C'erano state un po' di persone cacciate dalle palazzine popolari, persone che nel frattempo se n'erano andate in Spagna, quelli lì che erano passati con gli scissionisti. Fu rinvenuta una macchina proprio vicino al campo Rom, c'è un triplice omicidio. Trovammo questa macchina con tre cadaveri all'interno, due nel bagagliaio e uno nella parte posteriore della macchina, nudi, in una celofanna trasparente. Questa scena mi ha detto molto, quasi un segno di sfida all'estensione. Siamo forti, voi controllate, ma noi facciamo trovare la macchina con tre cadaveri a bordo. Io ricordo quando ci sono stati gli arresti, alcuni arresti dei figli di Lauro. Quando nel Rione dei Fiori c'è stata una rivolta che ha portato, insomma, le persone a scendere in piazza contro determinati arresti, anche nel cuore della notte. E questa cosa poi negli anni per fortuna è cambiata, ma all'epoca segnò parecchi di noi. Anche la possibilità di andarsi a prendere un caffè al bancone del bar è diventata una cosa abbastanza proibitiva, perché c'era la paura di essere scambiati per qualcun altro, come poi è successo durante quegli anni.
aveva trovato degli amici che venivano dalla Germania e si era messa a parlare vicino a questo biliardino. Hanno sparato vicino al biliardino dove stavano questi ragazzi. In mezzo a questi ragazzi ci stava mio figlio Antonio. Antonio è stato colpito da due colpi di rimbalzo, mentre i suoi amici sono stati colpiti che al braccio, che al ginocchio, ognuno è scappato. Antonio, perché non poteva correre, è rimasto per terra. Antonio aveva la paralisi cerebrale tutto al lato destro, non poteva camminare. Antonio aveva 25 anni, ci hanno distrutto una vita, perché Antonio era un ragazzo per bene, gli piaceva la vita, era sempre sorridente. Dopo 12 anni è stato dichiarata vittima innocente. 12 anni, ci pensi? Abbiamo combattuto per avere la sua innocenza. 12 anni di calvario e senza avere i funerali. Perché noi qui che abitiamo a Scampia, hanno detto che Antonio era un pusher che andava in Colombia a prendere la droga. Un ragazzo disabile, 12 anni. Questa è una cosa che non se ne scende. Siamo stati trattati come criminali, però dopo 12 anni abbiamo avuto la soddisfazione che Antonio adesso è una vittima innocente. E sai la cosa più bella? Che gli è stato intitolato dallo stadio, Antonio Landini. Quella è la mia soddisfazione. Così tutti possono vedere che Antonio era un bravo ragazzo, è una vittima innocente. E quello stadio è la sua appartenenza. La faida di Scampia ha tolto la vita a diverse vittime innocenti, persone per bene, cittadini di Scampia e Secondigliano, con l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato. I capi di piazza, fondamentalmente, erano anche dei sostituti genitoriali. Non c'erano i genitori che erano in carcere. Quelli che erano, diciamo, i capi di piazza, a volte erano gli unici riferimenti, le uniche autorità che per i ragazzi contavano. Il problema che ci avevamo era uno dei problemi, cioè queste bande di ragazzi che andavano a dare fuoco a tutto, compresi i tossici fondamentalmente, cioè buttavano l'alcol e gli davano fuoco. Quelle piazze di spaccio più grandi d'Europa fondamentalmente funzionavano come una fabbrica, avevano turni di 8 ore, avevano una sorta di welfare, era una cosa che all'epoca lo Stato qui non forniva minimamente, quindi una persona o andava a lavorare a nero per tantissime ore e pochi euro, o lavorava facendo il palo, facendo insomma quello che portava i messaggi da una parte all'altra, facendo proprio il narcotrafficante e guadagnando molti più soldi a settimana, non al mese. Quindi. Molti fanno opinione, analisi sociologica, tu devi entrare nelle vele, devi capire come quei bambini crescono in un carcere, in una dimensione di condizionamento, che sono un carcere, stai dentro, non entra il sole. La faida di Scampia fa il giro del mondo e lo Stato interviene in maniera forte. Vengono arrestati Paolo e Cosimo Di Lauro, poi Lello Amato, capo degli scissionisti. Il fenomeno della faida di Scampia non si è attenuato fisiologicamente, ma è stato il frutto di arresti, pentimenti e un'attenzione forte da parte delle forze di polizia, della magistratura, della Procura di Napoli, da cui poi i clan non si sono mai più realmente risollevati. A un certo punto lo Stato ha cominciato a vedersi. Che poi la cosa che si è vista subito è stata l'operazione di polizia, fondamentalmente, che hanno cominciato ad essere molto, ma molto massicce. Più che affermare il proprio predominio, per me è stato come se lo Stato si fosse svegliato, come se avesse deciso, si fosse ricordato di questa parte della città. Poi, se vogliamo, idealmente, nel 2019, l'epopea dei Di Lauro ha trovato il definitivo suggello. Si arrivò a individuare il caso di Marco Di Lauro. Nel 2019 viene arrestato Marco Di Lauro e idealmente la fine della faida. La stragrande maggioranza degli abitanti di Scampia è gente sana. Questa cosa di immaginarsi un quartiere dove non c'è la camorra, non abbiamo mai pensato di farlo in futuro,
ma di farlo subito. Quello che noi iniziamo era i Sette Palazzi, quindi facemmo una giostra insieme a Salvatore Catto, dei tavoli, e facevamo il tè delle cinque con gli abitanti. E in più però partimmo con le scuole. Qua è diventata una zona di scena hip hop internazionale, e quindi la Mammut Family, tanti rapper sono passati da qua. Tanti bambini, tante famiglie, li trovi che se si sono diplomati, alcuni che abbiano qua di fronte, che stanno all'università e che vengono a fare qua il tirocinio oppure il volontariato. Siamo passati alla fila dei Tossi, c'era la fila per il concerto rap che c'era qua nella piazza, che è significativo. Oggi noi abbiamo una serie di attività tutte quante gratuite, tra cui appunto il dopo scuola, vari laboratori, tra cui quello là di disegno, insomma, che riguardano i bambini che vanno a fascia dai 7 ai 14 anni, e poi abbiamo la bancarella del libro. Abbiamo creato il Secondigliano SD, che è un progetto che usa il calcio come leva sociale per il cambiamento, e ci sono circa 150 ragazzi oggi iscritti, sempre dai 7 ai 14 anni, che non pagano niente. Se pensi che hanno chiuso le vele e che non c'è un piano case per il resto di Napoli, e che anzi la situazione di casa si è aggravata, Scambia non ce l'ha fatta, ma non perché non ce l'ha fatta Scambia, perché non ce l'ha fatta Napoli. Se penso invece alle cose che non c'erano e che ora ci sono, penso che sicuramente, se dico che non è cambiato niente, sono un disonesto. Non è più il luogo dello spaccio della droga, e questo, diciamo, un po' la geografia del quartiere l'ha cambiato. I ragazzi oggi sanno che hanno delle altre opportunità. Oggi io credo che questa opera di riqualificazione urbanistica che stiamo facendo su Scampia, l'abbattimento delle vele e soprattutto la contestuale realizzazione di insediamenti dignitosi per quelle famiglie che hanno vissuto per decenni in condizioni di estremo degrado, quello sia un passaggio. E lì, secondo me, viene plasticamente realizzato il trapasso dalla vecchia Scampia alla nuova Scampia, quando Scampia sarà formata da insediamenti dignitosi,